Andiamo a Torino alla presentazione della nuova stagione Fertili Terreni Teatro. Via! Che cos'è Fertili Terreni e perché Fertili Terreni Teatro? Fertili Terreni è un insieme di compagnie di teatro che hanno ognuna uno spazio, una stagione, che ha deciso di mettere insieme le proprie progettualità, diciamo, sulla programmazione per creare un progetto sul teatro contemporaneo, diciamo, in ensemble, no? Per avere anche più forza sul territorio, riuscire ad ingaggiare più persone possibili. Tutto legato al concetto di nuova drammaturgia e innovazione teatrale. E da qui il nome, Fertili Terreni, un qualcosa che vuole davvero essere una base, un punto di partenza per far crescere evidentemente un'idea o più idee. Sì, esatto, proprio questo è il nostro spirito, ovviamente cercare, sviluppare concetti della drammaturgia contemporanea, che vuol dire poi parlare dell'oggi e quindi trasmetterlo a quante più persone possibili, anche e soprattutto legate ai nostri territori. La tua interpretazione di Nudi, questa scelta del filo conduttore di Fertili Terreni Teatro 2022? Allora, Nudi è per me il modo di non avere barriere rispetto a ciò che serve dirsi in faccia, in modo nudo e crudo. Molto spesso la verità imbarazza, certo. Ecco, noi cerchiamo sempre di trovare il modo di dire le cose in modo sincero e in qualche modo cerchiamo di captare la sincerità di chi ci ascolta. Perché Fertili Terreni? Dammi la tua idea. Perché Fertili Terreni, tre spazi in periferia che dove si buttano dei semi, i semi portano bello. Frutto, per questo sono terreni fertili. Assolutamente, da qui nascono radici, piante, insomma, l'idea cose belle, di coltivare cose belle, nudi. Vorrei anche questa interpretazione di questo filo conduttore di Fertili Terreni Teatro 2022. Perché in fondo rispetto a tutto quello che sta capitando nel mondo, un po' tutti ci sentiamo nudi, e anche rispetto a quello che capita a volte nelle nostre vite, a volte ci sentiamo nudi e quindi ci mettiamo a nudo e proviamo a entrare nell'imbarazzo. Certo, e il teatro serve anche a questo, per mettersi assolutamente a nudo, senza paura, anzi per affrontare queste paure. Assolutamente, bisogna entrarci dentro e se ne esce migliori, migliorati e più felici. Com'è stata costruita la stagione? La stagione arriva sempre con, come dire, il collettivo che costruisce la stagione, porta tutti i desiderati, alla fine siamo una stagione delle E e non delle O, quindi si può incontrare da un concerto di musica classica a un varietà, a uno spettacolo di super impegno civile, a uno spettacolo di nuova drammaturgia. Vorrei la tua definizione di questi fertili terreni, l'ho chiesto prima a Girolamo e a Simone. Beh, innanzitutto è già un miracolo che tre compagnie nel giro di 7 anni siano riuscite ad andare insieme e continuino a collaborare senza avere contrasti, questo è un miracolo. E dice la fertilità. Insomma, a noi interessa molto il ruolo che ha questa stagione, il ruolo che ha il teatro nell'ecosistema cittadino, con delle funzioni diverse. Noi abbiamo una funzione diversa da quella che ha il teatro stabile, che ha il TVE, e cerchiamo di portare avanti questa funzione in periferia rispetto alla nuova drammaturgia, ma rispetto alla creazione di nuovo pubblico anche. Quel discorso che dicevi prima in conferenza stampa mi è piaciuto tantissimo, Beppe, cioè l'idea di proporre un'idea di cultura che non venga per forza incontro al pubblico, ma che possa creare una nuova consapevolezza. Normalmente, ora, molta parte della cultura dà al pubblico ciò che immagina che il pubblico vorrebbe avere, senza pensare che invece la cultura fa parte anche di un'educazione, certo, a proporre cose nuove, perché il pubblico venga in contatto con ciò che non conosce. E questo sarebbe un grande salto. Noi nel nostro piccolo cerchiamo di fare. Ecco, in che modo fare questo saldo? Mettendosi, perché no, a nudo. Certo, nudi, siamo nudi, vuol dire togliersi le incrostazioni, vuol dire togliersi dei pregiudizi e mettersi in ascolto. Essere anche magari vulnerabili, chi lo sa. Certo, vuol dire accettare le proprie vulnerabilità, le proprie debolezze, ma anche le proprie cose belle, le proprie ricchezze.